Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi prepariamo una di quelle ricette che sono... Ma no, dire buone è veramente dire poco, perché il polpo alla griglia è qualcosa di meraviglioso, di spettacolare. Provate a pensare, io a Milano, quindi ovviamente a Milano, mi consente, lo devo fare su una griglia di casa, sulla piastra. Voi che magari abitate fuori e potete avere il barbecue in cortile e potete il fuoco, mettere due legnettini giù, la quercia, profumi, e lui sempre, oh mamma mia, io mi immagino che cosa voi potreste realizzare con questa ricetta e non ce la faccio più, venire a casa tua, fammelo. Dai, 3, 2, 1, andiamo a vedere come si prepara questa meravigliosa ricetta. Mua. Via, olè! Oltre al classico polpo da 1,5 kg in su, ci serviranno 2 o 3 foglioline di alloro, un pochino di maggiorana, olio extravergine di oliva e sale, se poi volete anche un pochino di pepe. All'interno di una pentola con i bordi alti, inserire un filo d'olio extravergine di oliva, le foglioline di alloro e la maggiorana, quindi accendere il fuoco e cominciare a far scaldare l'olio. Quando vedete che l'olio comincia ad essere più liquido e le spezie cominciano quindi a sfrigolare leggermente, inserire il polpo all'interno della pentola mettendolo con la testa verso il basso, quindi con il cappuccio verso il basso, a contatto col fondo della pentola. Mettere dunque il coperchio e cuocere a fuoco basso per circa un'ora. Come vedete dalla condensa, il polpo durante la cottura rilascia la sua propria acqua, quindi non c'è bisogno di aggiungere acqua. A questo punto aggiungere anche un pochino di sale, non molto, ma un pochino ci vuole. Nella prima fase di cottura ho utilizzato il fornello grande, ma l'ho tenuto, come vi ho detto, a fuoco basso. Ora, dopo aver aggiunto il sale, quindi abbiamo raggiunto la giusta temperatura, quindi la temperatura ideale all'interno della pentola, è possibile spostare la pentola nel fornello più basso e lì terminare la cottura, che vi ricordo è di un'ora. Guardate che meraviglia, fantastico. Io intanto sto cucinando anche 2 patate al vapore, che poi farò 2 patate prezzemolate, che veramente da ciuparsi los dedos. Ah, una raccomandazione: di tanto in tanto giratelo il polpo. Come si fanno le patate prezzemolate? Molto semplice: dopo averle pelate e tagliate a cubotti, cuocerle a vapore per circa 10 minuti, quindi metterle all'interno di una bulla, aspettare che si intiepidiscono un pochino, intanto tritare del prezzemolo con uno spicchio d'aglio, ovviamente eliminare il germoglio dello spicchio d'aglio, in quanto quello è molto forte e soprattutto difficilmente digeribile, e condirle con il trito di prezzemolo, aglio, olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Mescolare delicatamente e voilà, le patate prezzemolate sono pronte. L'aglio nelle patate prezzemolate generalmente non serve, ma in questo caso, dato che accompagneremo il polpo alle patate, allora sì, diciamo che un pochino ci vuole, poi se proprio non lo volete non lo mettete. Come forse avrete notato, non lo so, ma può darsi, io ne sto cucinando 2 di polpi all'interno di questa pentola e non cambia assolutamente il tempo di cottura, quindi potete farne anche 2, se ci stanno anche 3, non è un problema. Ecco, una cosa fondamentale quando si cucina il polpo: sempre con il coperchio, e tutta quest'acqua che vedete è l'acqua che ha rilasciato il polpo. Durante la cottura vi accorgerete che dapprima i tentacoli si arricciano molto e anche a livello visivo è palese che è duro. Guardate questa immagine, qui siamo nella prima fase di cottura, si vede che i tentacoli sono duri ed è gommoso. Guardate adesso invece, guardate come si è ammorbidito, fantastico. Durante la cottura i tentacoli tenderanno a distendersi e quando si saranno distesi così, come state vedendo in questo momento, perfetto, mettere il coperchio, spegnere il fuoco e lasciarlo all'interno della pentola per circa 15-20 minuti. Ora vi svelo un piccolo segreto: più tenero lo volete, più tempo dovete lasciarlo all'interno della sua stessa acqua a fuoco spento. Personalmente vi consiglio 15-20 minuti, oltre si spappolerebbe, ok? Diventerebbe eccessivamente tenero.
Prima di procedere con la fase di cottura sulla griglia, toglierlo dalla pentola e metterlo dunque su un vassoio. Dovrebbe ricompattarsi a temperatura ambiente, ovvero riposare fuori dalla sua acqua di cottura per almeno 15 minuti. Pensate, potete farlo adesso e terminare la cottura anche dopo 3-4 ore, per esempio al parco se volete fare un meraviglioso barbecue. Ma prima di passare alla fase di cottura sulla griglia, prepariamo la citronette. Come si prepara? Il succo di un limone, si aggiunge un pochino di sale, un pochino di pepe, nero, bianco, va bene sia l'uno che l'altro, e poi a filo si inserisce dell'olio extravergine di oliva e con una frusta si emulsiona fino ad ottenere un composto semicremoso, non troppo liquido, non troppo cremoso. Le dosi precise per la citronette sarebbero 40 ml di succo di limone, 60 ml di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e un pizzico di pepe. La citronetta è importante in quanto ci servirà sia per la cottura del polpo sulla griglia o alla brace, barbecue, che come condimento finale nel piatto da portata. Cuocere il polpo per 4 o 5 minuti, dipende molto dalla grandezza, rigirandolo ogni 2 minuti e con un pennello, ogni volta che lo girate, bagnatelo con la citronetta. E voilà! Leger, sono un fatto! Io lo accompagnerò con delle semplici patate prezzemolate, tiepide, cotte al vapore. Guardate che spettacolo, è incredibile! Da ciupparsi lo sdes. Ah, mamma mia, il profumo, la bontaggine. Vabbè, insomma, ragazzi, mentre svolgo le ultime manovre tecnico-tattiche, atustiche, industriali, vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video a nastro con tutti quanti i vostri amici. Vi ricordo inoltre che sul sito internet trovate tutte quante le mie video ricette con foto, con il video, con la lista degli ingredienti e tanti, tanti altri piccoli consigli. Vi ricordo inoltre di attivare la campanella per ricevere le notifiche di quando carico nuovi video. E adesso, sbrem, non ci resta che fare la prova dell'assaggio. E la mia domanda è: sarà buono o non sarà buono? Non lo so. Non lo so. Ma che cosa non è? Ma che cosa non è? Un po' a me, un po' a me. Insomma, ragazzi, io ne ho comprati due da 2 kg l'uno apposta perché ho detto così almeno uno è tutto mio. Bene, yes. Vabbè, ragazzi, voi provate a pensare. Fate la prima fase di cottura, poi lo mettete in una boule e ve lo portate quando andate a fare il barbecue fuori. Oppure chi di voi ha la fortuna di avere il barbecue, magari con qualche legnettino di quercia che rilascia quei profumi, quei sapori, quegli aromi, lui si impregna, si ammorbidisce, si intenerisce. La mia domanda è: sarà buono vero o non sarà buono? Non lo so. Facciamo la prova dell'assaggio. Vieni qua che ne prendiamo uno. A proposito, l'aglio. Ci vuole delle patate nell'insieme, poi io uno se vuole può anche non metterlo e fa semplicemente. Guarda, guarda, cioè veramente, no, guarda, guarda, punk, perché questo si mangia così, è tenerissimo, è proprio. Guarda. Non ho guarda. No, quale coltello? Non serve. Anche le patate, guarda. Voglio dire un mucho. Alla prossima video. Ora sai come si fa? Spara papà papà papà. Me lo mangerà. Mamma mia.